Ciao a tutti, oggi volevo presentare i campioncini della linea Artistry della Amway. È una linea che ho scelto perché mi sembrava quella che si adattava di più a più o meno tutti i tipi di pelle. È fatta con acque pure dei fiordi norvegesi e minerali con rocce rosa delle Himalayane e Acaia Hawaiano, dalle proprietà idratanti. Allora, ci sono quattro step da fare, che poi si fa con tutti i tipi di creme, non necessariamente con questa. Prima cosa, bisogna pulire la pelle. Questo è un detergente schiumogeno, vedete, fa la schiuma, che pulisce in profondità. Poi ho imparato dall'estetica cinica ad usare un semplice pannetto in microfibra per pulire il viso, perché ha una leggera, ricordate sempre il collo, sensazione esfoliante. Queste le ho comprate da Tiger. Poi asciugate il viso e usate il tonico. Il tonico è liquido e quindi lo metteremo con un po' di cotone idrofilo. Poi c'è la crema. Allora, è veramente facile scegliere qual è la propria crema, perché ci sono le gocce. Più gocce ci sono, più la crema è idratante. Quindi una goccia è per pelle grassa o mista, due gocce per pelle leggermente secca. Io ho scelto tre gocce per pelle molto secca, poi calcolando che ho anche una pelle matura perché ho 40 anni, quindi sicuramente ci vuole qualcosa di più idratante. L'odore è buono. Devo dire, è una crema fresca, non è un antirughe. Quindi è l'ideale magari d'estate. O se volete alternare a una crema notte un po' più nutriente, quindi magari come crema al giorno. Per le pelli giovani è sicuramente l'ideale. Per ultimo, mette il contorno occhi. Il contorno occhi è una zona molto delicata, infatti le prime rughe che facciamo le famose zampe di gallina. Un makeup artist mi ha insegnato ad usare il dito medio per mettere il contorno occhi, perché dice che è quello con cui usiamo meno pressione. E vedete, dovete picchiettare il prodotto, farlo assorbire senza strofinare. Questo vale anche quando mettete il trucco, ovviamente, perché è una zona delicata dove la pelle è molto sottile. Infatti io ho sempre le occhiaie, proprio perché la pelle è sottile e si vedono tutte le vene da sotto. Io la metto un poco anche vicino al contorno labbra, dove sto iniziando a fare un po' di rughette. Questo è tutto, adesso mi vado a pettinare, truccare e ci vediamo dopo. Ciao!